e in questi giorni possiamo dire che in questi sono i bambini che hanno. Come annunciato, è andata in scena in piazza Broletto Lodi la manifestazione di protesta indetta dalle famiglie di religione islamica contro le decisioni assunte dalla giunta a Casanova in tema di agevolazioni e servizi erogati dalle scuole pubbliche. Sotto accusa in particolare il regolamento approvato l'anno scorso in Consiglio Comunale che consente riduzioni nelle tariffe del pre e post scuola e della mensa in base ai redditi della famiglia stessa. Nel regolamento si chiede di attestare anche eventuali proprietà detenute all'estero, in particolare nei paesi d'origine delle famiglie straniere residenti da anni in città, elemento importante per accertare il reddito effettivo di ogni famiglia. Molti dei cosiddetti nuovi lodigiani hanno manifestato difficoltà non indifferenti per ottenere dai loro paesi d'origine i documenti richiesti, finendo per restare fuori dei parametri necessari per ottenere le esenzioni scolastiche. Le famiglie islamiche hanno già dato vita ad una prima forma di protesta eclatante, tenendo a casa i loro figli in questi primi giorni di scuola, privandoli di fatto del diritto all'istruzione sancito nel nostro paese. Ora si sono radunati in piazza Broletto per ribadire le loro posizioni e raccogliere il sostegno politico di alcuni partiti di opposizione alla giunta di centrodestra che governa la città da poco più di un anno. Al termine degli interventi si è deciso di inviare una delegazione dal sindaco Sara Casanova per esporre al primo cittadino le loro istanze. Ci si è accordati davanti alle forze dell'ordine schierate sulla scalinata d'accesso al Palazzo Municipale per consentire l'ingresso a quattro esponenti della variegata comunità islamica, due uomini e due donne. Poi, al termine dell'incontro, tutti a casa per riflettere sulle prossime mosse da fare per riuscire ad ottenere qualche agevolazione per famiglie molto spesso numerose con diversi figli a carico. Riuscire a garantire il diritto all'istruzione per loro non è per nulla facile senza qualche aiuto dall'amministrazione pubblica o dalla comunità nella quale vivono e si riconoscono, quella lodigiana.